Andiamo a scoprire il prossimo premio, Boutique di eccellenza dell'anno diritto societario Real Estate. Il vincitore. Genesis Avvocati. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per la grande esperienza maturata in materia, unita a un'attenzione ai particolari e a servizi legali personalizzati, nel rispetto dei più elevati standard di efficienza. Per la capacità di ascolto del cliente, la pronta risposta e le soluzioni innovative proposte. Saluto l'avvocato Stefania Pezzini, socio di Genesis Avvocati. Buonasera. 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 Grazie per questo riconoscimento. Grazie a voi per essere con noi questa sera per raccontarci anche uno spaccato di vita reale. Che cos'è accaduto in questi ultimi mesi di lockdown? E naturalmente poi parliamo invece di quelli che arriveranno. Ma in questi mesi abbiamo, come tutti, lavorato in smart working, ma non abbiamo mai smesso di essere vicini ai nostri clienti. Gli imprenditori avevano bisogno di chiarezza sui decreti che si avvicendavano e si susseguivano senza sosta e avevano bisogno quindi anche di un supporto per la loro applicazione. Quindi nella fase del lockdown siamo stati un supporto proprio in questo senso. Successivamente, quindi tuttora, stiamo assistendo i nostri clienti affinché possano riavviare la loro attività nel modo più rapido possibile e in totale sicurezza. Parlo degli uffici, delle aziende e anche dei cantieri edili. Per quanto riguarda il prossimo futuro, senza dubbio l'unicità delle condizioni che sono state create dall'emergenza sanitaria rende difficile fare una valutazione di quello che sarà il trend del mercato immobiliare in futuro. Tuttavia io credo che l'emergenza sanitaria abbia modificato sostanzialmente alcune nostre abitudini, che permarranno nel tempo. E quindi basti pensare al distanziamento sociale, lo smart working, l'e-commerce spinto all'ennesima potenza che è stato praticato da tutti, sicuramente determineranno un cambiamento nel modo di vivere gli ambienti privati, familiari, gli ambienti lavorativi e anche quelli della socialità. Quindi credo che la vera sfida nel prossimo futuro sarà proprio quello di seguire questo cambiamento, di reinventarsi e assistere gli imprenditori anche nella nuova progettualità che dovranno implementare. Esatto, esatto, reinventarsi. E poi io avevo sottolineato nella motivazione, insomma, che vi riguarda la capacità di ascolto, questa dovrà essere ancora più grossa, più grande. Assolutamente, lo è stata molto durante il periodo di lockdown e lo sarà tantissimo anche adesso, anche perché comunque lo sforzo interpretativo delle norme che sono state introdotte proprio per favorire il rilancio non è finito, al contrario, noi abbiamo visto che nel decreto legge 34/2020 finalizzato proprio a favorire il rilancio sono state introdotte misure molto molto interessanti per quanto riguarda il settore immobiliare che se efficacemente attuate potranno consentire una seria ripartenza. Mi riferisco in particolare agli incentivi per le energie rinnovabili, per il fotovoltaico, per quanto riguarda soprattutto l'efficientamento energetico e il sisma bonus. Sono tutti interventi che consentiranno soprattutto una riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, quindi senza il consumo del nuovo territorio. Anche questo è un passaggio molto importante, soprattutto per la tutela dell'ambiente. Vero, verissimo. Hai visto che si è parlato anche tanto di tutela dell'ambiente, no? Proprio approfittando del fatto che tutto fosse chiuso, quindi perché non cercare di dare un'accelerata anche da questo punto di vista. Grazie mille all'avvocato Stefania Pezzini, socio di Genesis Avvocati, e complimenti insomma a tutto lo studio per questo premio. Grazie, grazie molte a voi. Grazie. E noi andiamo avanti. Con il prossimo premio parliamo sempre di gestione delle crisi di impresa, argomento cruciale in questo momento.